ragazzi, mi trovo in Lussemburgo, regista del video mio amico Ivan, che c'ha un ristorante e pizzeria qui in Lussemburgo. Siccome avevo messo la foto del prezzo della benzina in Lussemburgo, caro Ivan, e giustamente la gente diceva: no, ma non è vero, ma non è possibile, ma mi sa che devo andare a pagare prima, no? Vediamo, no? Ah no, ok, va bene, no, va. Allora, qualcuno diceva: no, ma non è vero, non è possibile, sarà una foto vecchia, eccetera, eccetera. Prezzo della benzina in Lussemburgo, paese dove c'è il salario reddito pro capite più alto al mondo insieme al Qatar, più di 100.000 euro il reddito pro capite. Sono andato anche a fare la spesa l'altro giorno e vi dico che i prezzi dei supermercati non sono più alti dell'Italia. Peccato che qui il reddito pro capite è il quadruplo, se non il quintuplo. Prezzo della benzina 1,52,2 appena fatta, che adesso vado a pagare. Vi do anche la precisione: 32,27 litri di benzina, 21,90 euro. Io non so quanto è la benzina adesso in Italia, perché sto in Deutschland era attorno a 1,68. Comunque parliamo del prezzo a benzina in uno dei paesi più ricchi al mondo, in Lussemburgo, dove sono poveri, dove fa sempre freddo, dove piove sempre, dove c'è tristezza, anche sporcizia direi, giusto? Ma come mai, cioè, in Lussemburgo il prezzo a benzina è 1,52,2 e qui in Lussemburgo, nel bel paese, e da noi invece il prezzo della benzina quanto era? 1,75, 1, non lo so, comunque molto più alto, almeno 30, minimo 25-30 centesimi. Ma non dovevano mica abolire le accise? Ma non dovevano abolire quella famosa legge per cui abbassare l'età della pensione? Invece hanno attaccato. Ma non dovevano abolire le accise? Ma non avevano mica fatto gli spot elettorali di qui? Questo è il prezzo della benzina, ragazzi, 1,52,2. E adesso ci apprestiamo ad andare a pagare, giustamente, no? Il valore. Qui in Lussemburgo è strano, perché una volta sui mass media facevano vedere un po' di raffronti vita estero, ti ricordi? Mi invitavano anche a me, costo della vita, prezzi, supermercati, eccetera eccetera. Ma come mai da un po' di tempo non mi fa vedere niente nessuno? Va tutto bene? Questa la vita è buona in Italia, i salari sono buoni, eh? Quanto è il salario minimo in Italia? Esiste un reddito minimo in Italia? No, vabbè, io conosco un mare di gente che lavora 5-6 euro all'ora, ma esiste un salario minimo o no? Perché esiste in tutta Europa un salario minimo, forse tranne la Grecia. In Italia esiste un salario minimo? Quant'è il salario minimo? Quant'è il costo della vita? Quant'è che pagate le autostrade? In Germania sono gratis, in Lussemburgo sono gratis, in Belgio sono gratis. Com'è? Tutto a posto? Ma sì, dai, l'importante è parlare delle Olimpiadi, giusto, Ivan? La pugilessa, la roba, le polemiche. Adesso poi inizia il campionato. Di calcio. L'importante è Champions parlare League. Della Milan, Champions League. Fa niente se in Italia abbiamo un costo della vita da paese nordico e dei salari da fame. Fa niente. Avete notato che i vostri idoli, tutti quelli che sono andati anche al Parlamento europeo, nessuno ha mai parlato del fatto che in Italia i salari fanno pena e un costo della vita assurdo? Ma tanto voi che ve frega. Viva il neoliberismo, dai. Ragazzi, applauditeli. Vai, vai. Viva l'Italia. Ciao.